Allora presento io, visto che stasera ti sei presentato ai nostri amici così. Buonasera a tutti, 57esima puntata di SF Chiacchiere Distintivo. Stasera abbiamo un Alberto Vermiglio particolarmente bardato. Che succede, Alberto? Ma dai, quando alla fine io prendo sempre sul ridere, ero un po' imbavagliato. Mi sento un po' imbavagliato. Senti, ma è vero Dunque, che allora. c'entri te in questa storia dello scudetto mancato, o meglio, rimandato da parte della Sì, Juventus? L'audience anche dei bianconeri? ho telefonato a Sacristani, a Cesare, gli ho detto chi posso contattare per vedere un arbitro che magari non favorisca per chiudere. Perché dopo la festa degli Juventini anticipata non avrebbe dato spettatori, invece dai, allora tanto lo vincono lo stesso, quindi però il mio era un attimo così, una cosa scherzosa, mi sento un po' Intanto imbavagliato salutiamo da una Fernando, settimana. Francesco, Enzo, Paolo Bargagli che dice che stasera era pronto per la festa, ma la rimanda. E Paolo Paolo Munarini. Bargagli. Niente, allora, innanzitutto, visto che te oggi hai cominciato a fare dei saluti, perché anticiperemo probabilmente la chiusura estiva, perché sta cominciando a far caldo, anzi, molto caldo. Quando abbiamo iniziato? Marzo, aprile, quando abbiamo iniziato questo periodo? Abbiamo iniziato il 9 aprile, ma la prendo lente e tranquilla perché quello che duriamo, tanto ci possono o spegnere se non gli piacciamo oppure ascoltarci con calma dopo. Ma stasera sarà interessante, io consiglio di guardarci. Ma guardatela anche dopo, va, perché dopo E magari se anche qualcuno registrata, dice meglio. qualcosa, dopo va a finire che mi scappa qualche parola di più, mi devo rimbavagliare. Quello devi stare attento perché c'è la giustizia No, federale, quindi devi cadenzare bene le tue parole. posso, se magari mi dovesse succedere qualcosa, mi dovessero anche rinviare al Stacchiamo la giudizio, linea, però stacchiamo la linea. posso sempre ricandidarmi. Vabbè, allora, niente, ho visto che tu hai anticipato i saluti, allora lo diciamo. Noi, allora, innanzitutto sabato e domenica presenzieremo alla festa di quello che è l'evento più divertente, non il più che importante dell'anno. È uno stage un po' manneschiano, un po' alla Manne, perché è impostato su servizio e risposta, come il Manne spesso cita come importanza. Andiamo a Siena a fare uno stage scherzoso, conoscitivo di tutti questi amici nuovi che in sei mesi Combraciolata, con innanzitutto bracciolata. Quindi una cena e prima un allenamento con qualche partitella, dai. un allenamento con delle sfide appunto di servizi e risposta, e proprio perché vogliamo anche attenersi a tutti i protocolli sanitari. L'amico Alessandro Cerretti, che ci ospita nella palestra, è stato particolarmente attento a preparare tutto, quindi faremo anche una modalità molto innovativa che sicuramente, siccome la faccio io, susciterà le polemiche degli empolesi che mi accusano sempre di taroccaggio. Comunque, Non lo chiamare che José ancora non si è collegato, lasciamolo no, no, ma sicuramente. adesso è là che sta impastando sicuramente su tutti i social, Allora, perché la siccome Juventus ha perso. non abbiamo ospiti, stasera mi tocca stringere un po' a me. E quanti argomenti vi trattiamo stasera e diciamoli. Allora, la settimana era una settimana molto importante. Non mi hai fatto finire, quindi No, lunedì faremo una speciale. Lo diremo dopo, va bene. Allora, questa era una settimana molto importante in previsione di un Consiglio federale che alla fine si è tenuto oggi, che sembrava fosse domani, comunque dopo alcuni giorni della scadenza dell'iscrizione dei campionati di A1, di cui poi parleremo. quindi iscrizione ai campionati e Consiglio federale. Però la settimana è iniziata con una sorpresa, insomma, anche un argomento che bene o male eravamo un po' tutti a conoscenza, i più addetti ai lavori. Lunedì c'è stato un video di presentazione di un nuovo candidato alla presidenza federale, che è Della l'ex disponibilità alla candidatura. della disponibilità, sì, Utilizziamo le parole dell'ex come direttore tecnico dimissionario Patrizio De Nigro, che
anche entusiasmato alcuni personaggi del mondo del tennis tavolo, e ha sorpreso altri, e ne parleremo un po' più avanti dopo. Poi di che parliamo? Le Poi assemblee? parliamo, Vogliamo parlare delle assemblee? se non ne parliamo noi, mi sembra che qui non se ne Non ne parli più. parlo. Sono Ma no, sparita. oddio, se Sono sparita. ne. Se. Assemblea straordinaria, Bruno. puff, sparita. Ecco, questo infatti, tutte e due il tipo di assemblea, perché allora, se ne è parlato abbastanza a livello di CONI e varie federazioni, però mi sembra che è un argomento che non che lo aspettiamo tutti. Adesso noi, io e te, poi non l'aspettiamo più come l'aspettavamo qualche anno fa, questa volta. Quindi, e quindi niente, parleremo anche di assemblea, perché non si parla più di quella straordinaria che è saltata per via del Covid, non si parlerà più, non si parla più delle modalità di quella invece ordinaria ed elettiva, e fra Allora, l'altro abbiamo fatto un sunto di tutti gli argomenti di stasera. Intanto salutiamo vorrei Gianluca partire però. e Paolo che ancora insiste con la candidatura di Patrizio. Ne parleremo. Sì, Paolo, devi stare attento, Paolo Bargagli, devi stare attento, purtroppo collegato, se no te la guardi registrata, ne parleremo alla fine della puntata, Allora, della candidatura. iniziamo subito. Iscrizione ai campionati. Entro il Ecco, 20 luglio, beh, è cioè arrivata una mail oggi, Bruno, ti do questa notizia perché l'ho visto poco fa sul cellulare, non è l'avevo stato vista in ammesso diretta. alla serie A1 femminile di cui avevi diritto, No, giusto? io ero ammesso perché ero arrivato secondo con la squadra femminile, però ero stato ammesso alla 1 femminile per questa decisione che fu Sì. presa il 28 di aprile. Avevi Però diritto di ultimamente. iscrizione in serie A1. Esatto. Mi è Quindi è arrivata una stato mail ammesso, oggi. questa mail ti ha ammesso alla serie A1? No, scusa, fammela spiegare, perché se mi vuoi Se interrompere o rispondere. la spieghi, ci mettiamo 7 ore. Siamo in diretta 7 ore No, e no, 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 rispondo alle mie allora. domande perché. Allora, lunedì 20 luglio c'era una prima scadenza regolamentare riferita alla preiscrizione dei campionati di A1 maschile e Novità di quest'anno, lo dobbiamo femminile. dire, no? Novità di quest'anno, che fra l'altro era una cosa che io non proprio in questo modo, ma avevo chiesto, ma una vera preiscrizione, perché quella che si è verificata il 20 non è una preiscrizione, cioè la preiscrizione è se poi dopo, quando c'è il limite definitivo dell'iscrizione, uno possa ancora decidere se sì o no. Visto che giocheremo probabilmente alla prima giornata il 7-8 novembre, con 40 giorni di ritardo sull'inizio dei campionati a squadre rispetto alla stagione scorsa, e poi vedremo, speriamo che vada tutto bene. Noi eravamo abituati da anni ad avere 30 giorni di giugno per la riaffiliazione e 5 giorni di luglio per iscriversi ai campionati nazionali. Quest'anno abbiamo avuto solo 20 giorni, fra l'altro 19 se vogliamo, perché se non mi danno la conferma della riaffiliazione il giorno. Quindi io Quindi le società di Serie ho contattato. 1, riassumiamo quello che hai detto, le società di Serie 1 quest'anno, anziché avere i canonici 35 giorni per iscriversi, avevano 20 giorni per fare una preiscrizione. Nel frattempo Cioè, no, 20 giorni dovevano, per riaffiliarsi, no, nel per frattempo dovevano riaffiliarsi e entro il esatto. 20 dovevano fare la preiscrizione. Quindi Tu già sei questa cosa qui dal lato, ma guarda, riaffiliato? già mi sto alterando, perché purtroppo, perché già in un anno di estrema difficoltà delle società, quando si vuole aiutare le società, si vogliono aiutare le società, non gli si dà meno tempo, perché il primo mese sarebbe canonico senza maggiorazioni di interessi o di tasse per la riaffiliazione senza maggiorazioni, quindi tu me lo devi dare fino al 31, e già questo non lo capisco. Poi in questo termine era insito anche la rinuncia a fare questo campionato e la richiesta, comunque ammessa a qualsiasi livello, da quest'anno, viste le difficoltà che ci sono state, a un campionato inferiore. Allora Quindi io con tu altri. Ho hai rinunciato alla Serie 1 rinunciato femminile perché per con fare la altri Serie 2. dirigenti. Esatto, con altri dirigenti di A1 femminile ci siamo sentiti nei giorni precedenti, e quindi avevamo pensato, quello l'aria che tirava, comunque di rinunciare e di fare di nuovo la 2. Io, Coccaglio, Genova anche,
Athletic Club di Arnaldo Morino e il CRAS Sgonico. Fatto sta che, lo dico qui davanti a tutti, perché dovrei essere un dirigente abbastanza esperto ormai, se lunedì non avessimo fatto la diretta con Alberto Puppo, io alle 22:30 di lunedì mi ero quasi dimenticato di fare questa rinuncia. Ti faccio una domanda. Siccome il termine era abbastanza perentorio per questa preiscrizione, la federazione, che ha una struttura di 25 dipendenti, un segretario generale e poi la parte politica, non ti aveva mandato neanche una mail per ricordare questa scadenza? No, e anzi, come io anche questa società di Serie 1. Fammi fare la domanda, se no. Sì. Fammi fare la domanda. Non mi aveva mandato nessuna mail di guarda che non sei ancora iscritto. Non l'aveva fatto mai neanche altre volte. Però io e il 20 sera alle 11, alle 23, un'ora prima della scadenza, hai fatto la tua iscrizione. Però mi sto chiedendo, se mi fosse saltata la corrente elettrica, avessi avuto un imprevisto in casa, non mi sarei iscritto né alla 1 né alla 2, e quindi che gli dicevo io il giorno dopo alla federazione? Quindi, secondo me, un servizio di alert da parte della federazione, almeno per le società, le 20 società che dovevano iscriversi ai campionati di massimo livello, ci poteva essere, giusto? Queste 20 società che non solo, perché noi avevamo chiesto, e l'abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, perché è una cosa estremamente importante e di trasparenza. Avevamo chiesto la visualizzazione in tempo reale, come accade per le iscrizioni ai tornei individuali dei giocatori. Io mi iscrivo e appare in tempo. Secondo te questa mancata trasparenza delle iscrizioni ai campionati a squadre, a differenza appunto dei tornei individuali, da cosa è dovuta? Perché, sai, si è sempre fatto così, che è la frase che in tutta la mia vita è la frase che mi dà più fastidio in assoluto. Perché te mi puoi anche prendere in giro, mi puoi picchiare, mi puoi rubare il portafoglio, mi puoi fare quello che va. Ma se mi dici si è sempre fatto così, io qui vedi questa vena mi si chiude, capito? Cioè, dopo rischio. Anche perché se si fosse visualizzata, ogni società poteva visualizzare la propria iscrizione, diciamo era anche più semplice, no? Certo, per esempio uno come me che alle 23 di sera si fosse dimenticato, non si sarebbe dimenticato. Chiamava il vicepresidente, ti chiamava un atleta, ti chiamava qualcuno per dire Alberto, toc toc, ma perché ancora non hai fatto l'iscrizione? Però non è così, vede, la federazione preferisce tenere tutto come era una volta, e le iscrizioni scadevano a mezzanotte del giorno 20 e oggi sono le 21:44 del giorno 23 a luglio e ancora non c'è chi sia iscritto a questi campionati di Serie 1 maschile e femminile, non si sa. Sono passati 3 giorni e ancora ci sarà una commissione che si dovrà riunire, ci saranno dei verbali da firmare. Stiamo parlando di 20 squadre del campionato di massimo livello. La federazione dovrebbe essere interessata a promuovere questa attività di vertice e invece dopo 3 giorni ancora non si sa nulla. Quante però sono alle 17:02 oggi alle 17:02 Massimo e Totò, che Totò giustamente, ciao Massimo, Totò ha detto che ti devo sparare perché sì, non è vero dai, comunque sì, oggi alle 17:02 la commissione, il settore agonistico mi ha inviato una mail a me, al CRAS e al Coccaglio, confermando l'accettazione della rinuncia di A1 e di iscrizione alla 2 come da regolamento, quei piccoli regolamenti anticipati. Dopo 3 giorni è arrivata la conferma, quindi aspettiamo. Quindi è arrivata la conferma, come minimo, non perché mi sono lamentato qui stasera in diretta, ma perché mi è arrivata la conferma, presumo che domani verrà esposto l'elenco degli iscritti ai campionati, delle squadre nella... uno maschile e femminile, che mi sembra, io l'avrei scritto il giorno dopo, avrei fatto un pezzo, fare un pezzo all'articolista Fidet, faceva un pezzo, lo mandava ai giornali e invece tutto, no, perché ti ricordi riuscivamo a penetrare in qualche giornale, davamo una notizia abbastanza fresca, no? Invece a 3 giorni non lo sappiamo neanche noi.
Ecco, tu l'hai saputo stasera alle 17:21. Va Ti bene. ricordi, Bruno, che in concomitanza col Consiglio federale del 28 aprile, invece in quell'occasione lì, eravamo stati anticipati, noi pensavamo di fare una diretta con delle notizie, invece tracchete, il sito federale riportava pagine di informazioni, di milioni, di queste cose qui. Invece penso che quando si parla di attività agonistica, io purtroppo lo sostengo da anni, a questa federazione qui, da almeno 16 anni, l'attività agonistica delle società non interessa. Io sono convinto di questo. Veniamo ai fatti, non facciamo polemica. Mi parli Il delle. bene, scusa. Oggi c'è stato il Consiglio federale, no? Ormai la giunta del CONI ha deciso un'ampia forbice per fare le elezioni. Le elezioni, la giunta del CONI ha stabilito che si possono fare dal 1º settembre 2020 fino al 13 ottobre 2021. C'è un po' di polemica. Il ministro Spadafora ha detto assolutamente no, li devono fare entro il 31 marzo 2021. Oggi c'era Consiglio federale, sicuramente avranno stabilito cosa? Noi dobbiamo fare un'assemblea straordinaria, probabilmente avrò stabilito la data dell'assemblea straordinaria, e invece non l'hanno stabilita, ti do la notizia. Hanno fatto 12 riunioni, 12 riunioni dal novembre 2016. Stiamo ormai quasi ad agosto 2020, dopo 12 riunioni e tante, tante parole, non è stato ancora fatto l'assemblea straordinaria di uno statuto che tra l'altro cambierà pochissimo, perché l'ha già cambiato nella sostanza il CONI. Quindi noi dobbiamo fare alcuni aggiustamenti, dobbiamo cercare di moltiplicare i voti delle società. E quindi non rimanere nel rapporto 1 a 40, ma moltiplicarlo e portarlo a 10.400, non si sa perché, non si sa per come, però Vabbè, questa assemblea straordinaria che è giusto, sì, però adesso prima. era stata stabilita nel periodo di lockdown è stata spostata oggi, che siamo a luglio 2020, non ne hanno parlato assolutamente, non era all'ordine del giorno e quindi non ne hanno parlato. Benissimo, andiamo avanti. Però prima che magari poi domani mattina qualcuno ci dica che l'assemblea è stata per colpa del Covid-19, che non è stata fatta, quantomeno avere delle informazioni. Cioè, se in un periodo di. Scusa, Alberto, ti vorrei ricordare che quattro federazioni, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Pesistica e Federazione Italiana Hockey hanno già stabilito la data per l'assemblea elettiva che si farà nel mese di settembre 2020. Noi dobbiamo fare ancora l'assemblea straordinaria. Capito? In 4 anni non sono riusciti a fare neanche l'approvazione dello statuto. L'hanno fatto fare al commissario ad acta, che è un contrattista della federazione, tra l'altro, no? L'avvocato Guarino, bravissimo, stimatissimo, l'abbiamo visto in Però webinar tu del CONI, però è un dato di fatto. ecco, adesso tu mi tiri fuori un altro argomento dei webinar Ti sono piaciuti allora quelli della federazione? A me i massa primi 4 minuti mi sono piaciuti, sempre. Quando c'era il silenzio assoluto e dicevano siamo in linea? Ma siamo in linea? Ma secondo te siamo in linea? Quelle sono in Come quei dire, come webinar dire. più belli proprio che ho mai visto, un webinar Ma bellissimo. guarda, io sono estremamente critico per quanto riguarda i seminari online, perché webinar, perché sono stati innanzitutto interessanti per alcuni aspetti quando poi sono partiti. Poi però sono stati presentati male, con delle informazioni frammentarie, dell'utilità, a cosa servivano. E sono arrivate le mail dei seminari ai dirigenti indicati per il progetto dalle società per il progetto Scuola Intervistavolo. Quindi questi hanno pensato che si riferissero a questo progetto. Invece adesso arriva la scaletta delle prossime. Noi ci tocca 8-10 sabati estivi, 3 ore tutti i sabati, almeno uno dei due indicati. Seguiremo sicuramente, perché questo, se no sono solo chiacchiere e non ci danno neanche il distintivo, capito? È distintivo, no? Il distintivo No, lo no, 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 loro lo lo danno. danno, oh, capito? Però se lo seguo, Non
Se Non ho segui capito le, se se segui, sono 1, 2 o 3 stelle, questo non l'ho capito, se andiamo a stelle come gli alberghi ma non lo oppure so, non... c'hanno il cappello da cuoco, no? No, quella è la guida Michelin. La Fiat che userà? Una pallina, due palline, tre palline? Può darsi, eh? e quattro accademia, perché No, l'accademia. l'Accademia, ci sono dei cattivoni che stanno usando questo termine impropriamente. Mi riferisco a Mandello, Manneschi, i nostri amici, Coletta, ce ne sono diversi che usano il Devono termine cambiare il accademia. nome perché non Devono devono cambiare più il nome usare. perché era importante, no? Questa era una cosa fondamentale, la federazione ci teneva tanto, Accademia deve essere solo il centro federale. Poi faremo una puntata anche sul centro federale, Sì, quando assolutamente. riprenderemo settembre, non lunedì, che è l'ultima puntata. A settembre parliamo un po' di termini. Sì, che fra l'altro ho visto Ti le sei immagini perso? interne. Ti do io qualche spunto? Dai, dammi, dammi. Hai letto quello che ha detto l'onorevole Felice Mariani? Felice Mariani, il campione olimpico del judo, che adesso sta in Parlamento, ha detto che il Cosa ha problema detto? non sono i tre mandati. Non sono i tre mandati. Sui giornali vanno sempre queste notizie, i presidenti federali non se ne vanno, non schiodano dalla sedia. 20 anni, 24 anni, 16 anni, non è questo, ha detto. E Felice Mariani ha Bellissima, parlato. scusami, bellissima. L'amico Fernando Palomo, Tripping Pong Advisor. Ah, ecco, bellissima. Beh, allora, per come funziona, secondo tante polemiche, anche le recensioni di TripAdvisor, sicuramente poi ci saranno gli spingitori delle stelline, su Reeducational Channel. Gli spingitori. Sicuramente, sicuramente. Allora, l'onorevole Mariani oggi ha Dimmi. dichiarato che il problema non sono i mandati, il problema sono le procedure elettorali. Cioè, 4 anni Ah, va? fa, dopo i vari scandali che sono accaduti in parecchie assemblee federali, No, il non CONI spero. e Malagò disse subito: no, no, fra 4 anni ci sarà il software unico e noi gestiremo tutte le elezioni. Ancora non se ne parla, anzi, assolutamente non sarà così. Ogni federazione gestirà l'elezione, il momento elettorale, con la società con cui ha un contratto. Quindi Infatti Felipe è Magnani risultato. punta sul procedimento elettorale, non lo dice Bruno Di Folco, no? Che ha fatto dei ricorsi per questo, lo dice l'onorevole Felice Mariani. Dice il problema della federazione sono i procedimenti elettorali. E poi dice della Ma va? giustizia federale, eh sì, parla anche della giustizia federale. Ma Dice no, che dai, la giustizia federale. ovviamente in sede elettorale ci siano presenti i giudici che poi sono quelli della federazione. Lo trova un C'erano. po' strano, lo trova un po' strano, secondo lui, questi C'era sono quattro i anni fa, quattro anni fa veri motivi, c'erano. questi sono i veri motivi per cui un presidente federale dura 20 anni, poi magari fa il vicepresidente federale per 12 e fa per altri 12 il presidente federale. Però questi sono i veri motivi, non sono altri. No, noi potremmo dire che è lo statuto, no? È la tabella voti, questi voti plurimi che ci sono nel tennis tavolo, ma non ci sono in tutte le altre federazioni o in quasi tutte. La federazione Hockey, che appunto andrà a settembre alle elezioni, c'è una società, l'Ansicora Cagliari, che ha 9 voti. Sono tanti? Sì, sono tanti. Per l'Hockey sono tanti perché l'Ansicora Cagliari è vincitrice di scudetto maschile e femminile, quindi è una super società, eppure ha soli 9 voti. Beh, vabbè, le altre avranno 0,2 No, le altre come minimo la nuova società ha un voto, quindi è molto forse. Vabbè, ma differente. dai, sicuramente. Ci sbizzarriamo, no? Perché è l'ultima puntata polemica. No, la penultima puntata. Ci sarà Ma è l'ultima. l'ultima Vabbè, polemica, l'ultima polemica. ma poi facciamo i video, dai. I nostri Ah, amici beh, sì. ci vedranno comunque. No, io Allora. però invece sono molto deluso. E chiudo il discorso riferito ai regolamenti perché oggi io mi aspettavo un consiglio federale importante, un consiglio che non so a questo punto di che cosa si sia parlato, in un consiglio che non vedo il Non verbale ho del idea consiglio perché su come. Fidet parlano del ritorno di Mattia Sercher, che salutiamo, e di Giulia Cavalli, la nostra amica Giulia. Quindi
del Consiglio federale ancora non c'è traccia. Vabbè, però infatti non c'è il verbale del Consiglio federale, io speravo che ci fosse notizia di regolamenti. L'avranno fatto che... sicuramente. E sai cosa diceva la mail di oggi delle 5? Che mi accettavano alla 2 e che posso confermare l'iscrizione entro la naturale scadenza per il campionato. Cioè, quando è? Il 30 settembre. Quindi io ho capito, mi sono dovuto svegliare alle 11 di sera, l'altra sera, perché se no mi dimenticavo, ho rischiato di non avere più la squadra, quindi io rischiavo di, se volevo anche vincere lo scudetto di A1 e allestire la squadra, sparivo dai campionati perché magari mi si era saltata la corrente o mi ero scordato o per qualsiasi altro motivo mi potesse essere già. Quindi, però io la conferma la posso fare entro il 30 settembre. Va bene, c'hai addirittura 2 mesi e mezzo quasi, cioè hai avuto 20 giorni per affiliarti e per preiscriverti e poi 70 giorni per iscriverti. Vabbè, queste sono logiche che non comprendiamo molto, però sono quelle della nostra federazione. Veniamo all'ultimo argomento, che è quello poi che ci richiedono anche in chat. Patrizio Deniso, la sua decisione appunto di... Ma sai che per certi aspetti qualche anno fa c'era qualcuno che diceva che scendeva per certi aspetti quando lui dice miope ed inadeguata, io parla dei dirigenti del Consiglio federale, non parla di tutti i dirigenti, perché tutti i dirigenti dovranno votare per certi aspetti. L'ho visto vicino come critica, poi però sai, non sono stato io il primo, ma ho visto che ci sono stati anche dei santoni del tennis tavolo italiano che in fin dei conti hanno un po' chiesto dove lui fosse questi 7 anni. Però su questo forse magari è un po' polemico, però voglio dire, io dico che è dove fosse, perché lo sappiamo tutti, non fare così il sarcastico, noi lo sappiamo tutti dove era direttore tecnico delle nostre nazionali maschili. No, ma l'ha anche spiegato, ha anche risposto. Il problema è che gli stessi dirigenti, come ha detto, miopi ed inadeguati sono gli stessi che però gli avevano fatto il contratto 3 anni fa, l'altro anno, il contratto che gli sarebbe scaduto adesso a luglio del 2020. Quindi onestamente io non sono in Consiglio federale, ma se avessi scelto lui come direttore tecnico e mi fossi beccato un miope e incapace, inadeguato, ed inadeguato, onestamente non ma, è proprio allora dico, io vedo la figura di Deniso, coloro che l'hanno, vedo la figura di Deniso, l'ho sempre vista, è imponente, è un ottimo tecnico, e quindi lo vedo un po' come un cavaliere, e dietro di lui, voglio dire, questi convincimenti, questi, come ho fatto la battuta prima, c'era Guzzanti che aveva un personaggio che diceva spingitori di cavalieri su Reeducational Channel, chi li spingeva a spingere i cavalieri? Hai capito? Cioè, voglio dire, sono preparato su questo. Voglio dire, è un po' a doppio senso, nel senso, voglio dire, non ritengo, come qualcun altro ha commentato, che Patrizio abbia tutte le caratteristiche necessarie per imparare velocemente di qui all'assemblea un po' anche i passi necessari, perché ci vogliono 70 società che ti candidano, poi 70 possono non bastare. Tra tecnici e società, sì. Ricordiamo 4 anni fa ebbe il problema Stefano, che insomma, onestamente... Esatto, Stefano Bosi, che è stato presidente per 13 anni, è stato presidente del TTU, non è riuscito a trovare 70 candidature. Vedremo se Patrizio... Visti i primi commenti, io dico sinceramente glielo auguro, però va bene, perché ha iniziato dai social, quindi si è avvicinato al mondo sportivo, sì, sì, iscrivendosi ai social, scrivendo, anche rispondendo un po' a tutti, quindi secondo me è partito sì, bene. Sì, infatti. Però ripeto, anche nelle nostre regioni, io non so chi possa, cosa possa, scusa, uso sempre il chi, cosa possa averlo spinto a fare il presidente, che lo ritengo e lo vedo comunque un uomo di
di palestra. Forse Comunque. aveva pensato che avesse terminato magari quel tipo di impegno da tecnico e voleva e Sì, vuole. sono sicuro che Una il nuova prossimo tecnico, bella. sono sicuro che il prossimo tecnico della nazionale assoluta sarà e non potrà essere altro che Valentino Piacentini. Anzi, fra 8 anni lo vedo anche presidente della federazione. Guarda un po', Bosi 2. Beh, Valentino, sicuramente l'intervista che ha fatto da noi ha dimostrato di Esattamente, avere esattamente. Ha lasciato capire tante un'idea chiara, cose. una buona dialettica. Secondo me, Valentino, in futuro, perché tu dici 8 anni, io penso anche magari fra 4, perché no? Tra Ma no, 4, perché poi solo non quando. si sa quando saranno le elezioni, eh? Certo. Magari sono fra 1 anno e Valentino si presenta, Comunque, o magari sono fra 6, dai. ma. Nella Beh, trasparenza che voglio dire. trovate, la nostra federazione non ci fa sapere nulla. Poi voglio dire, l'assemblea nazionale è importante, ma ci sono anche le assemblee regionali. Quindi dare una tempistica, io credo sia proprio un minimo di correttezza anche con tutte quante Ma probabilmente le rappresentative delle regioni, no? stanno lavorando molto sui regolamenti dell'attività agonistica e Duro. sulle rinunce, sulla composizione dei campionati, sulle Io formule. spero che, diciamo, prevedano anche il mancato rientro di molte società sportive, di molte squadre all'interno delle palestre scolastiche, perché le notizie, onestamente, passano i giorni, passano le settimane, ma sono sempre molto, molto negative. Consentimi Bruno, io penso che debbano prevedere molte cose perché la 1 femminile, a quello che abbiamo saputo, ci sono soltanto 6 squadre iscritte No, ed è quindi. io devo leggere ufficialmente, non Io queste ti cose dico, che ha detto la mia adesso famiglia. parliamo dei si dice, Ma però del voglio finito dire. ce ne sono tanti, troppi. Bisognerà prevedere anche un calendario internazionale che deve recuperare tanti passi in vista dello spostamento delle Olimpiadi. Di conseguenza, vediamo tante altre federazioni che stanno già facendo dei tipi di attività anche un po' diversa, alternativa, i master che stanno organizzando in Germania con i giocatori. Anzi, tra l'altro, ho notato che l'altro giorno un amico della famosa chat. Visualizzava la partita scommettibile di Mihai Bobocica in un torneo che mi sono un po' sorpreso perché in altre federazioni si vede che li giocano i tornei, da noi invece. No, io invece mi sono sorpreso, a proposito di Bobocica, io mi sono sorpreso che non c'è stato neanche un piccolo articolo su questa partecipazione di Bobo. Cioè, abbiamo scritto come si chiamano, di tutti quei tornei che si sono fatti in Oddio, Germania, 7-8 Master, e non abbiamo scritto una riga su una manifestazione che ha fatto il nostro miglior atleta. Io veramente. Oddio, penso che io, siccome ho saputo che c'erano queste partite, si scommetteva anche in un Betto sito 365. 365. Penso che non diciamo niente di male, che non fosse segreto, perché visto che non si dice Penso niente, che no, si vedevano online, voglio dire, si non vedevano credo. anche le partite, mi pare che abbia perso con un difensore e vinto con un altro anche importante. Però, Non solo insomma, come le corse clandestine dei cavalli, voglio dire, no? mi sembra Il che tutti Mondo questi punti. Federale, una news con Bobocica all'estero che faceva la sua prima gara dopo il lockdown, ci stava tutta, ma evidentemente preferiscono dare altre notizie. Io ti dico, sono sempre più meravigliato perché mi sembra che con tutti questi dubbi che ci stiamo sollevando, sia cambiato poco e niente. Non so se. Non Aspettiamo so. le novità, e lunedì magari discutiamo delle novità che verranno messe su. Certo è, per chiudere e mandare la nostra sigla, che se rimane così, non so. Se i nostri amici che ci seguono possono essere contenti della situazione. Noi Noi no. Noi. Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 li. No.
noi no, noi, noi no.